Il presepe vivente di Montaperto anche quest'anno è sensibile alle persone meno fortunate, ai diversamente abili. Oggi è la giornata della solidarietà. Sì, questa è la giornata o la serata che più ci piace, perché abbiamo la possibilità di ospitare diverse associazioni di disabili. Noi siamo veramente molto contenti di poter stare una serata insieme a noi. Una serata classica, un po' freddosa, devo dire, anche il freddo è calato, per cui devo dire non ci scoraggiano, la temperatura non ci scoraggia, anzi diciamo che siamo molto contenti, e infatti in questo momento cominciano a entrare i nostri amici disabili che accompagnati faranno la visita al nostro presepe. Domani qui al presepe si attende anche l'arrivo dei Re Magi. Sì, grandissima serata, forse la più attesa. Ci sarà l'arrivo del Re Magi proprio all'inizio dell'apertura del presepe. Alle 5:30 arriveranno i Magi, i quali staranno tutta la serata davanti alla grotta ad adorare il bambino Gesù. Dopo ci sarà la chiusura con tante novità, che ci sarà giorno 8, che per la prima volta chiuderemo dopo il 6, che sarà tutta una serata di festa e di grandissime novità. Oggi è un giorno particolare per il presepe vivente di Montaperto, proprio perché apre le porte anche quest'anno alla solidarietà. Sì, quest'anno vogliamo ripetere l'esperienza dell'anno precedente, e cioè dare possibilità alle associazioni delle famiglie dei disabili di poter partecipare e gioire assieme a tutti gli altri per questa manifestazione che è di grande interesse. Un ringraziamento naturalmente va a tutti quelli che si sono adoperati per realizzare questa bella manifestazione, che ormai raccoglie visitatori da tutta la Sicilia. È veramente, doveva essere nostro dovere fare partecipare anche chi ha meno fortuna degli altri, chi ha difficoltà, chi ha problemi particolari, per cui per questo ci siamo impegnati assieme al sindaco e agli organizzatori per poter fare partecipare queste persone. E adesso vedremo di, nonostante il cattivo tempo, nonostante il rigore della serata, però vogliamo partecipare assolutamente assieme a loro.